Fiabe per bambini. Audio storie dai 0 anni in su. La storia di Zuccarina. Era la vigilia di Halloween. Sapete dove? A Lunaville, una piccola città accogliente dove tutti, proprio tutti, si conoscevano. Le strade erano adornate di lanterne e foglie autunnali e l'aria era pervasa da un'atmosfera magica. I bambini, vestiti con costumi spaventosi ma divertenti, giravano di casa in casa gridando «Dolcetto, scherzetto!» Ma attenzione, bambini, c'era una leggenda che circolava in città. Una leggenda di un vampiro chiamato Vampolone, che ogni 100 anni ritornava per creare scompiglio. In un angolo tranquillo di Lunaville viveva Zuccarina. Una zucca, sì, ma molto speciale. Non era una zucca comune. Sapeva pensare, parlare e aveva addirittura un paio di piccoli, piccolissimi piedini con cui poteva addirittura camminare. «Mi chiedo cosa farà Vampolone stasera», pensò Zuccarina guardando le stelle. Ma non dovette aspettare molto per scoprirlo. Da lontano si sentì un rumore sinistro. Era Vampolone che volava sopra le case di Lunaville. Atterrò in piazza centrale e con un ghigno malvagio disse: «Sono tornato, cari abitanti di Lunaville!» I bambini spaventati si rifugiarono nelle loro case. Vampolone, ridendo, iniziò a trasformare alcune persone in creature malefiche della notte. Ah, la città era nel panico più totale. Zuccarina, vedendo il caos, decise, sicura, di intervenire. «Non posso permettere che Vampolone rovini questa notte speciale», pensò. Chiamò alcuni bambini coraggiosi. C'erano Luca, Sofia e Matteo. «Ho un piano», disse Zuccarina, «ma ho bisogno del vostro aiuto». I bambini annuirono, pronti a fare la loro parte. Zuccarina allora raccontò loro della debolezza dei vampiri. Sapete qual è? L'aglio. «Prepareremo delle torte speciali, imbottite di aglio, e inviteremo Vampolone a un banchetto. Quando mangerà le torte si sentirà debole e allora potremo parlare con lui». Con l'aiuto di Luca, Sofia e Matteo, Zuccarina preparò un grande banchetto in piazza centrale. C'erano torte, biscotti, pasticcini, tutti con un ingrediente segreto. L'aglio! Vampolone, attirato dal profumo dei dolci, si avvicinò al banchetto. Zuccarina, con un sorriso dolce, disse: «Benvenuto, Vampolone! Abbiamo preparato tutto questo per te!» Vampolone, ingordo, iniziò a mangiare senza sospettare proprio nulla. Dopo pochi minuti, però, iniziò a sentirsi debole. «Ma non capisco, che cosa mi sta succedendo?» mormorò. Zuccarina si avvicinò a lui e disse: «Vampolone, perché fai tutto questo? Perché vuoi spaventare gli abitanti di Lunaville?» Vampolone, con gli occhi lucidi, rispose: «Sono solo, e ogni volta che torno spero di trovare degli amici, ma tutti hanno paura di me». Zuccarina, commossa, gli disse: «Non è il modo giusto per farsi degli amici, mio caro. Ma se ti scusi e prometti di non fare più del male, sono sicura che tutti ti accoglieranno a braccia aperte». Vampolone, toccato dalle parole di Zuccarina, decise finalmente di scusarsi con gli abitanti di Lunaville. «Beh, signori,
Mi dispiace di tutto il male che ho fatto. E prometto di non tornare mai più, disse con voce tremante. Gli abitanti, vedendo la sincerità nelle parole di Vampolune, decisero di dargli una seconda opportunità. Zuccarina e i bambini trovarono un posto sicuro per lui, lontano dalla città, dove potesse vivere in pace. Da quel giorno, ogni anno, durante Halloween, gli abitanti di Lunaville celebrano la festa di Zuccarina, in onore della zucca coraggiosa che ha salvato la città. I bambini, vestiti con costumi ispirati a Zuccarina, vanno di casa in casa, cantando canzoni e raccontando la storia della zucca che ha sconfitto un vampiro. E così, in una notte di Halloween, grazie all'intelligenza e al coraggio di una zucca, ma anche al cuore dei bambini e al cuore di una città, Lunaville divenne un luogo ancora più speciale. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.